non parlerò di tutte le attività, di tutti i passaggi del progetto, vi inviterò in realtà a farlo magari individualmente nel sito. Oggi volevo presentarvi alcuni aspetti per cui Franca è un progetto diverso dal solito, diverso da quelli che già ci sono o da quelli che sono stati fatti finora intorno al tema dei rischi. E, Franca, l'acronimo è Flood Risk Anticipation and Communication. L'anticipazione e la comunicazione sono le due gambe. Comunicazione innanzitutto una cosa, è un tipo di processo bionivoco, non è solo informazione, ti do la mappa del rischio, fai tu, ma vuol dire anche recepire, ascoltare l'informazione dell'utente, del beneficiario, della comunità, dell'attore che è sul luogo, nel comune, in una valle del Trentino in questo caso, interagisce o comunque gestisce il suo territorio. Dunque comunicazione in senso bionivoco, e su questo ci saranno due strumenti digitali, informatici, per dare la possibilità attraverso il portale anche la raccolta di osservazioni. Anticipazione ha a che fare invece con l'anticipare a livello di comunità, come una comunità può innanzitutto immaginarsi di vivere una certa situazione e prepararsi in tempo di pace, cioè non quando piove, non quando c'è già l'ondata di piena in arrivo, quello se ne occupano altri strumenti, dell'emergenza, della protezione civile. Noi ci occupiamo più della parte in tempo di pace, quando c'è sole, come ci si prepara, non solo a livello tecnico, ma a livello di comunità. Questo perché c'è un problema. Due immagini per dire. Esempio, questo è uno degli recenti esempi che ha provocato anche delle morti, un'alluvione, un'esondazione improvvisa di due torrenti a Piacenza che ha provocato dei danni, ma ha provocato anche delle morti. Le morti negli ultimi 15 anni in Italia sono spesso dovuti a comportamenti. Dunque potremmo dire che un conto è la casa nel posto sbagliato ed è un problema, diciamo, della pianificazione. Qualcuno costruito, ha fatto costruire o ha condonato, diciamo, una localizzazione non corretta. Un conto è quando delle persone che durante un evento di piena vanno su un ponte, su un torrente in piena. Ecco, allora lì la comunicazione, cioè la pianificazione non arriva a migliorare i comportamenti. Dunque è un problema di comunicazione, perché queste persone si sono mosse proprio lì, in quel momento, in quelle ore. Ecco che tutto il progetto parte da lì, non solo serve una buona mappa fatta con buoni strumenti, ma cosa succede dopo la mappa? Chi la legge? Cosa se ne fa della mappa? Cosa ci aspettiamo che se ne faccia chi la legge? Che sia il cittadino, che sia il pianificatore, l'architetto, pianificatore, ingegnere, l'utente esperto che utilizza un certo tipo di cartografie, o che sia anche il cittadino che usa o non usa un certo tipo di informazione. L'idea di alluvione come pericolo non è proporzionale all'evento. Qua un semplice Google Trend, solo per mostrare come diversi eventi con gravità diverse, innanzitutto c'è una memoria, c'è una assuefazione. Man mano che cadono eventi, l'attenzione diminuisce, indipendentemente dalla loro gravità. Ecco che allora iniziano a essere rilevanti il processo di comunicazione e i processi cognitivi. E questo anche è una delle aree che si cerca di coinvolgere. Ma poi ci sono altri meccanismi. Questa è una slide che prendo dal collega partner del progetto dei Bacini Montani. Una volta fatta la zonazione, la zonazione crea dei processi sociali, perché lui no, io sì, sul mio costruisco lo stesso, dunque delle reazioni di una comunità. Ecco che allora, appunto, cosa succede dopo la mappa dei pericoli, dei rischi? Come reagisce una comunità? Se una comunità è più consapevole di alcuni rischi, reagirà in modo anche più saggio, ci aspettiamo. Se una comunità trascura i rischi, non sa cosa sono, non si immagina cosa può voler dire per la propria comunità, per la sicurezza dei propri beni, ecco allora avremo anche un problema sociale, comunicare magari una mappa del rischio. Dunque,
c'è tutto un problema, oltre alla mappa c'è un problema di atteggiamenti, percezioni, comportamenti disfunzionali. E su questo c'è poi, sapete che in Trentino, ma in Arco Alpino, più di 18.000 briglie, più opere vuol dire anche più sicurezza percepita. Vuol dire che se abbiamo una nuova opera, allora possiamo costruire vicino una nuova opera, perché abbiamo alzato l'argine, abbiamo costruito questo manufatto. E dunque c'è un processo sociale che è controintuitivo e vizioso. Più opere di protezione, più sicurezza percepita, più sicurezza percepita, più costruzioni, magari anche in area a rischio, che dopo magari potrebbero essere condonate, dunque sospetti processi di o condoni oppure deroghe, che creano poi, aumentano i beni in area a rischio che necessitano di nuove protezioni. Ecco che allora è un circuito che può essere anche vizioso, dato da una cosiddetta falsa sicurezza, insomma. E questo può essere un processo più sociologico, un processo anzi socio-economico, perché qua entrano poi, questa è una percezione a livello di individuale, poi comunitario, poi intervengono fattori economici che generano un processo che può essere insomma fuori controllo. Dunque questi sono i due punti di partenza. Come generare, come cambiare comportamenti disfunzionali e come pensare dopo la mappa. Fate una buona mappa delle informazioni geografiche, dei rischi, dei pericoli. Come la comunità la considera e la utilizza per cambiare i propri comportamenti. Dunque, ambizione del progetto: iniziare a creare e diffondere una cultura dell'anticipazione. Perché per gestire dei rischi non basta il lato tecnico, l'ufficio tecnico, diciamo, le autorità competenti, ma deve essere un'attività, una responsabilità diffusa di chiunque agisce e vive in territorio, cosa che già sapete. Dunque, se un progetto a prima vista è basato sulla comunicazione, comunicazione perché c'è proprio il settore di bandi, i LIFE, non so se li conoscete, sono progetti dedicati o al recupero di funzionalità ecologica oppure all'informazione awareness, cioè aumento della consapevolezza. Dunque, ha vinto il progetto sul tema comunicazione, ma in realtà non facciamo solo comunicazione. Non vorremmo. In realtà è un piccolo tassello di un esperimento sociale. Anticipazione come competenza di futuro e competenza diffusa a livello tecnico, a livello di cittadini, di giornalisti, di amministratori. E per ognuno di questi target abbiamo strumenti diversi. Sono stati coinvolti, predisposti strumenti diversi. Questo vuol dire aver cura del proprio territorio in modo collettivo, appunto, non solo diciamo, i professionisti preposti, ma e questo ci permette di superare le barriere pubblico-privato, che può appunto portare a quello che dicevamo, a quei circuiti viziosi di delega, c'è cioè qualcuno che se ne occupa, poi però chiede i danni a chi ho delegato. E dunque sviluppare una partecipazione, fiducia, trasparenza e corresponsabilità nella gestione dei rischi. Il tema, adesso permettetemi giusto un inquadramento, faccio un passo indietro, un po' sul, un paio di slide su i framework, diciamo, i quadri concettuali dell'anticipazione. Ci sono diversi approcci al futuro, possiamo distinguere. L'attore passivo che accetta il cambiamento, si adegua a quel che sta accadendo, a quel che sta cambiando. Poi c'è l'attore reattivo, spegne l'incendio quando lo vede. Nell'ambito della sicurezza andiamo a riparare i danni quando li abbiamo visti, quando c'è l'evento che ha creato i danni. Poi c'è anche però l'attore preattivo che si prepara ai cambiamenti prevedibili, la metafora, prepara l'estintore perché potrebbe succedere, oppure prepara il piano di emergenza, i vari strumenti di livello territoriale, nella possibilità di un evento prevedibile. Poi c'è un altro approccio, l'attore proattivo, che cambia il sistema per provocare un cambiamento. Non solo si prepara a quello che può succedere, ma cambia il sistema perché succedono diverse cose da quelle che sono successe oggi. Dunque, è questo quel. Dietro questa suddivisione,
c'è un concetto che si usa nel Future Studies, è gli studi di futuro, che è un ambito applicativo nato in ambito militare, poi in ambito strategico nelle multinazionali, e studi proprio una disciplina applicativa che si occupa di analisi sistematica dei futuri possibili. E c'è un concetto base che dice che i futuri innanzitutto sono plurimi, sono molteplici, questo è l'icona dei futuri. Dunque, dall'oggi, bisogna immaginare, e ci sono diverse qualità di futuro. Innanzitutto ci sono i futuri probabili, sono quelli per cui possiamo calcolare una probabilità. Dunque, sono quei futuri che sono già inseriti o valutati nelle nostre serie storiche. Abbiamo una serie storica, nella serie storica abbiamo una certa variabilità e possiamo calcolare una certa probabilità. E le previsioni si collocano qua dentro, ma in realtà i futuri sono anche altri, ma innanzitutto possono essere sorprese, dunque, eventi non inclusi nelle nostre serie storiche, che sono poco visibili agli strumenti, diciamo, magari più strettamente probabilistici, più strettamente numerici. Poi ci sono i futuri plausibili, quelli che possiamo pensare, esempio i 500 mm di pioggia, 540 mm di pioggia in 12 ore nel Veneto nel 2000, adesso se sbaglio Dieci. è 15, non era nella serie storica, però è plausibile in base ad altri analoghi fenomeni, anche se non era, diciamo, nella nostra serie storica, era pensabile perché c'è un cambiamento climatico inclinato. Poi c'è un'altra categoria che è quella dei futuri possibili, che non è stata ancora pensata. Faccio un esempio che esula dal contesto, giusto, però è molto calzante. Il tipo di terrorista a Nizza, armato di un camion, è un futuro possibile, non era mai stato neanche pensato. Prima di allora il terrorista era quello con la cintura esplosiva, insomma, un certo tipo di profilo. Da quell'evento lì è stato pensabile qualcos'altro. Quei futuri possibili sono quelli che diventano pensabili solo quando sono già accaduti, dunque non sono neanche stati pensati. Ecco, un buon futurologo, futurist in inglese, cerca di esplorare sistematicamente quant'è ampio questo cono dei futuri possibili. E noi l'abbiamo fatto a livello di amministrazioni, dunque abbiamo scelto tre casi di studio, tre aree, coinvolgendo i sindaci e l'amministrazione proprio comunale di Boccinago Strembo, di Borgo e di Trento, in esercizio di scenari. Ah sì, poi, tra questi, cosa non scontata, qual è il futuro preferibile? Tra i vari possibili, definire e convergere verso un futuro prevedibile è tutt'altro che scontato. Dicevamo, all'interno di Franca, nei primi 6 mesi dell'anno scorso, abbiamo sviluppato degli scenari con l'intento di esplorare quanto è ampio questo cono per la comunità, per le tre comunità. Dunque abbiamo rifatto l'esercizio per tre volte e ogni scenario è abbastanza qualitativo, dunque non quantitativo, siamo nel qualitativo, è stato costruito in modo da essere ortogonale, dunque da essere nell'insieme un indicatore della variabilità. Con questo in mente si riesce a definire meglio l'oggi. Se sappiamo qual è l'incertezza, usiamo questa informazione per descrivere, per definire le strategie robuste. E si definisce una strategia robusta la strategia che si adatta di più all'incertezza. Se la strategia va bene solo per lo scenario 1, allora diventa una scelta. E magari succede qualcos'altro nella nostra, diciamo, variabili, nella nostra range di possibilità, ecco che allora la nostra strategia è debole, insomma, o vulnerabile. E questo tipo di uso dei scenari non si seleziona mai, perlomeno all'inizio, uno scenario rispetto ad altri, ma si usa il set di scenari, proprio per sempre avere in mente il tipo di variabilità. Questo a livello di una comunità, che sia di professionisti o una comunità, che sia un territorio, se insieme appunto a una precisione di attori abbiamo un pensiero prospettico, condividiamo queste incertezze e dunque
su questo basiamo poi le volontà strategiche, quindi i piani, le strategie, e la protezione diventa patrimonio di una comunità. Ecco che allora possiamo parlare di un'anticipazione diffusa, dunque di un'intera comunità che può essere appunto l'organizzazione, la comunità di professionisti o la comunità di un territorio può essere anticipante. Chiusa la piccola parentesi un po' teorica per darvi giusto per il messaggio è che anticipazione è frutto anche di un'evoluzione teorica, non solo insomma, una bella parola interessante insomma, che abbiamo messo nell'acronimo. Partner sono cinque, cioè sei. Due università, ma abbiamo anche un'azienda privata, ABBA, perché è l'autorità di bacino dell'Adige, che adesso ha cambiato nome, è il distretto Alpi Orientali. I punti chiave, alluvioni come fenomeno sempre più rilevante, sempre più importante, in parte perché c'è un cambiamento climatico, in parte perché ci sono delle società che cambiano, e a parità di evento, una comunità che cambia, che si rinnova, che va verso un depopolamento in alcune aree, o un sovrappopolamento cambia la vulnerabilità a parità di evento, cioè che cambiano più le varianti sociali, economiche. Poi comunicare bene è anche dialogo, dunque l'importanza, come ho detto anche prima, mi ha preceduto, e l'importanza di coinvolgere i cittadini in una gestione corresponsabile, e poi l'uso delle idee dell'anticipazione. Dunque i punti di forza sono il portale che è ancora in via di costruzione, questa comunicazione attiva bidirezionale, la formazione e la comunicazione differenziata per stakeholder, oggi è uno degli eventi di una delle azioni, la C4 che si occupa di formazione, e il coinvolgimento con i territori, focus group. E le novità, come ho già anticipato, la prospettiva dell'anticipazione, l'usare il futuro nel presente, il porsi, farsi delle domande riguardo alle incertezze e usare questa informazione è un po' usare il futuro del presente. Cosa ci attendiamo? Di migliorare la cura del territorio, in senso distribuito, in senso diffuso, capire insieme i diversi attori, dicevamo cittadino, tecnico, amministratore, giornalista, le conseguenze delle proprie azioni. Dunque, migliorare la partecipazione, fiducia e trasparenza, coltivare comunità corresponsabili, superare le barriere e eventualmente anche nuove ipotesi. Questa è di gestione dei rischi, ci sono degli strumenti anche di tipo assicurativo che aiutano o supportano questa preparazione. Nello specifico, adesso faccio un affondo sull'azione di cui sono diciamo, responsabile. E l'azione scenari strategici, perché è probabilmente interessante, secondo me, da proporre, cioè, da presentarvi oggi. Uno è stato, come accennavo, il workshop, la costruzione partecipativa degli scenari strategici. E in quattro foto ve lo spiego. Sono quattro, sono stati quattro incontri, è un metodo che è proprio, diciamo, uno scritto, una guida di facilitazione di una serie di incontri in cui abbiamo. Adesso se vedete, immaginato 20 anni, questa è una linea del tempo che va circa 20 anni prima e fra 20 anni. Dunque, gli eventi significativi che hanno condotto alla situazione attuale e le forze di cambiamento da qua al 2040. Dunque, che cosa provocherà il cambiamento? Non si tratta di prevedere che cosa succederà, ma quali sono i fattori di cambiamento. È un po' diverso, è una domanda più profonda, più strutturale. E questo a livello si fa all'interno di un gruppo, un focus group di persone che selezionate. Poi si identificano dei cluster, questi fattori di cambiamento si aggregano, abbiamo fattori rilevanti sulla tecnologia, fattori connessi alla demografia. Poi si identificano questi fattori di cambiamento tra i più impattanti e più incerti. Dunque, questa è l'asse dell'incertezza, incertezza alta, incertezza bassa, impatto. E si prendono quelli più impattanti e più incerti perché sono quelli che ci daranno un'idea appunto di questa variabilità del cono, questa apertura del cono. E su questi
diventano questi fattori più incerti, più importanti, diventano un quadrante nei suoi estremi. Qua c'era il clima, dunque la cosa già interessante è che in tre aree i fattori erano diversi. Dunque si parla sempre dello stesso problema, rischio, gestione del rischio, ma i fattori impattanti, incerti, cambiano a seconda se siamo in una valle, diciamo, della Rendena, nel Val Sugana, nella valle dell'Arco. E poi specifico anche della popolazione, della comunità. Per Trento, facciamo un caso, il clima poi si estende nei suoi estremi possibili, il clima come quantità o scarsità abbondanza di precipitazioni utili. Come sapete, i climatologi ci dicono che siamo tra due, essendo la parte meridionale delle Alpi c'è un'incertezza, dunque è effettivamente difficile sapere se c'è un trend di verso una piogge più abbondanti, verso piogge più abbondanti. Nell'area mediterranea, che c'è l'area a sud, a nord delle Alpi, ci sono dei trend più chiari. Ecco che allora, se è incerto, allora è rilevante, interessante. L'altro era l'attitudine dei cittadini. I cittadini potrebbero evolvere verso una comunità partecipe, informata e collaboratrice, a una comunità poco informata, delegante e pronta alla protesta. Dunque, se mi viene danneggiata la macchina per la colata di detrito, sono pronto a far causa al comune. Dunque, due mondi possibili. Anzi, in totale, per individuarsi, sono quattro mondi possibili. Ciascun mondo possibile, perché sono comunque fattori, insomma, del nostro sistema, viene descritto attraverso una narrazione. La narrazione di una giornata tipica del sindaco, in questo caso, perché il focus group erano le amministrazioni, no? I protagonisti, i beneficiari. Dunque, che cosa si trova a dover affrontare un sindaco nel 2040, il 23 febbraio, mi sembra, in questo tipo di mondo, o in questo o in altro? La cosa interessante sono problemi e opportunità. In ciascun tipo di alternativa ci sono alcuni problemi, anche alcune opportunità, perché ci saranno qualcuno che vince, cioè ridotto all'osso, chi vince e chi perde in questi quattro contesti. La cosa interessante, qua si fa strategica, è l'uso di questi scenari. Bene, immaginando che in un certo contesto, un certo, dunque, combinazione di fattori, qualcuno vince, qualcuno perde, che cosa si deve iniziare a fare da oggi per evitare magari dei problemi che diventeranno cronici in un contesto, o attori, gruppi, diciamo, sociali che avranno dei danni, avranno dei... Dunque, ecco, l'uso degli scenari serve per iniziare già oggi a predisporre delle strategie. E questa è stata una prima parte. E il dottore Giovanni Sigatta è stato partecipe del focus group del Comune di Trento, è ancora uno dei protagonisti. Bene, faccio un passo indietro giusto per darvi un'idea delle tre aree di studio. Tre aree molto diverse, che sono state selezionate proprio per avere una variabilità rappresentativa anche della variabilità delle Alpi. Abbiamo dal piccolo borgo con pochi abitanti, terreno già un po' ovviamente riassunto, con formazione montagnosa e che si basa essenzialmente principalmente sul turismo, al borgo medio, dunque con un territorio misto però prevalente all'agricoltura, con però anche un settore economico di manifattura, cioè di aziende, piccole e medie imprese, artigianato, e poi invece l'area urbana più grossa, di fondovalle, principalmente urbanizzata e basata sui servizi. Dunque, qua potremmo intravedere appunto una buona rappresentanza della variabilità anche di altre aree. Cosa interessante è che cosa hanno identificato le tre comunità come indeterminate. Vi ricordate la seconda foto, l'aggregazione delle variabili, poi si distinguono tra variabili determinate e indeterminate. Determinate le variabili per cui possiamo immaginare delle probabilità, di cui abbiamo buoni dati, buona conoscenza, di cui possiamo dire sono più o meno determinate, sempre tra virgolette, perché possiamo dedurre o immaginare o proprio prevedere delle indeterminate di cui proprio abbiamo un'altra incertezza. Ho quasi finito comunque. E la cosa che volevo giusto
alcune cose ritornano, alcune cose si differenziano. Il comportamento dei cittadini ritorna, per esempio, in tutte e tre le aree sotto forme diverse, però è una delle variabili indeterminate, una grande, diciamo, incertezza di questi scenari futuri. Poi ci sono anche il ruolo del pubblico, i politici o il territorio watch, dunque il ruolo individuale, il ruolo del pubblico. Il clima interessante appare solo in due, comunque in altri casi in Ardennia non è considerato come altamente impattante, altamente incerto, cosa potrebbe essere controintuitiva visto che si parla di rischio collegato al cambiamento climatico. Poi questi sono degli scenari, ci sono giusto nell'illustro uno, Rendena, ad esempio, è una biforcazione tra conoscenza del territorio, mancanza di conoscenza del territorio, e prospettive, dunque strategie della pubblica amministrazione, in questo caso provinciale, verso le nuove strutture o verso il mantenimento delle esistenti. Sotto qua c'è una biforcazione di tipo macroeconomica. Ci saranno finanziamenti come l'abbiamo avuto negli ultimi 20 anni, nei prossimi 20 anni? Per i bacini montani si parla di un budget di circa 35 milioni all'anno negli ultimi anni, con dei cali dal 2012-2015. Dunque, una delle prospettive uno dei modi possibili, tra i diversi modi possibili, è o un ritorno, mantenimento di queste cifre, o un lento abbandono, dunque un lento. Quest'anno è a 20 comunque, sì. Quest'anno è 20, ecco, dunque, dietro queste prospettive in realtà c'è proprio un cambiamento strutturale. Dunque, comunicare, gestire il rischio alluvionale con 20 milioni e con 10 milioni è un modo diverso, è una gestione diversa. Appunto, come dicevo, questi sono stati poi utilizzati per individuare chi vince e chi perde. I segnaposto sono dei criteri quantitativi che ci permettono di seguire quali di questi quattro scenari si sta realizzando. Esempio, molto semplice. Numero di volontari dell'emergenza, cioè Vigili del Fuoco, Croce Rossa. In Val Rendena le emergenze vengono gestite in primis dai gruppi volontari. In uno schema di mondi in cui abbiamo una società individualista, con un abbandono del comune, i primi a scomparire sono proprio loro. Ecco che il numero di volontari all'anno è un segnaposto. Dire che da qua nel 2040 seguire questo numero apparentemente poco informativo, in realtà ci dice da che parte stiamo andando. Stiamo andando verso uno di quei quadranti. Questo è il significato del segnaposto. Bene, l'altro tipo di interazione con la comunità è il Mises di futuro. Questo lo replicheremo 42 volte, sarà un'unica sessione di 3 ore con diversi gruppi, anche qua. Cittadini, professionisti, amministratori, tecnici, è su un altro, diciamo, tipo di strumento, si chiama Horizon, che sono un po' le curve, i cicli, diciamo, di dominanza. Possiamo anche individuare i cicli appunto, di piramidi di pattern di prevalenza, come anche le mode. C'è una moda, a un certo punto è un culmine, dopo un po' declina e viene sostituita da un'altra moda, oppure da un sistema di oppure un modo di fare le cose, in questo caso un modo di gestire. Nel focus group ci sono 3 domande di base di questa guida. Nulla dura per sempre, dunque il modo di gestire attualmente prima o poi perderà la sua efficacia, perché sta cambiando il clima, sta cambiando, abbiamo detto, l'economia, la società, e ci saranno nuovi modi di fare nuove cose, ecco. E poi ci sono delle innovazioni che ci possono preparare a queste nuovi sistemi. Dunque si tratta di arrivare a una mappa dei 3 orizzonti con appunto questo focus group in cui si individuano gli elementi di crisi, quali entrano in crisi, gli elementi desiderabili o futuri indesiderabili. Nel 2040 non vorremmo che la comunicazione, la gestione del rischio sia eccetera eccetera. E poi i passaggi intermedi, quali sono i nostri alleati già da oggi che ci possono portare verso un futuro desiderabile. Su questo, l'invito che faccio oggi è quasi concluso. Nel progetto abbiamo
ambiziosamente promesso 42 focus group, dunque proprio un esercizio sociale, di ricerca sociale impegnativo. I focus group sono gruppi di 8-16 persone e ne faremo alcuni con gli studenti qua, alcuni con i gruppi professionali. E ecco, siamo disponibili a raccogliere adesioni su questo. L'ultimo invito è, c'è il sito, nel sito c'è un questionario, questo è uno degli altri strumenti per monitorare la percezione, la conoscenza del rischio. Grazie, grazie mille.